Intanto cerca la ripartenza Paolo Runciò. Buono il break da parte del numero 90, che cerca il tocco per l'inserimento da parte di Cambiaghi. L'idea di Falzerano, apertura larga, può scendere da quella parte Lisi. Ottimo l'intervento in copertura, Cambiaghi è andato a rubare il pallone. Ancora Cambiaghi, esce bene dalla pressione, servizio dall'altra parte dove c'è Chanovski. Cambiaghi, Valietti prova ad andare in verticale, Sagé mantiene il possesso, ancora Folo Runcio, prova a cambiare tutto con il destro, dall'altra parte c'è Cambiaghi, la mette giù, non era facile controllare questo pallone. Valietti, Misuraca, Cambiaghi, ancora Misuraca, va a posto la difesa del Perugia. Ha chiuso e può ripartire Santoro. Intervento non falloso secondo l'arbitro. Chanovski. Ancora Sajut. Dentro c'è Folo Runcio. Cerca lo spazio per il cross. Il numero 9 non lo trova. Pazienta però il Pordenone. Qui tiene troppo il pallone. Anche se poi è bravo Magnino ad alimentare il definitivo. Un altro difensore molto giovane e promettente è andato via. Direzione Liguria, sempre Genova, ma alla Sampdoria Nicolò Samo. Due, tre avversari su di lui. In avanti Valietti a cercare Cambiaghi, lo trova Cambiaghi ancora da Valietti. Camporese, poi l'esperienza a Pistoia, all'Albino Leffe nel 2019, la chiamata della Reggiana e la conquista della promozione. Occhio al Pordenone, sbaglia completamente questo tiro Zammarini. Insiste Barison, Camporese. Prova a tenerla ma finisce a terra Cambiaghi. Arriva forse con un pizzico di ritardo il fischio. Runcio. Allontana la difesa del Perugia con l'intervento di Angella. Ancora Folo Runcio. Prova a girarsi, ci riesce Cambiaghi. Ottime qualità questo ragazzo. Buona gestione del pallone. Serve Misuraca. Folo Runcio, Angella, largo da Lisi, può andare in verticale ma c'è la copertura di Cambiaghi nella rimessa da Santoro. Dell'Orco, finta poi dribbling, riesce ad andare via Cambiaghi, mette avanti questo appuntamento di pugilato davvero da non perdere. Va via Cambiaghi. Buona gestione del pallone, questo ragazzo del Viale dell'Atalanta non è affatto male, arrivato in prestito. È per il Pordenone, se ne occupa Valietti. Misuraca, Cambiaghi, prova ad andare Cambiaghi, atterrato, trattenuto, calcio di punizione. Uno nel Pordenone, lancio lì davanti a beneficio di Sajut, palla dentro, intervento molto rischioso di Falzerano insieme con la traversa che respinge. Sajut, Folo Runcio, Sajut verticale, pallone interessante per Cambiaghi, posizione regolare, dall'altra parte Zammarini, Cambiaghi destro, ha bloccato addirittura Cicisola. Comunque applauso, è arrivato il gol del vantaggio. Per ora nessun cambio, confermate le squadre che hanno iniziato la partita. 4-4-2 per il Pordenone con Perizan in porta, Valietti, Camporese, Barison e Chanovski in difesa. Velocizzare le operazioni il Pordenone adesso, pallone per Valietti. Sulla corsia c'è Cambiaghi, servito. Il cross, Sajut non la tiene, Zammarini la recupera. Valietti, Folo Runcio col petto, poi il tocco di ritorno Cambiaghi, Folo Runcio da dietro, punizione Pordenone sul pallone Cambiaghi, quasi tutto il Pordenone a saltare, il cross di Cambiaghi nel mucchio, accenna l'uscita Cicisola dall'altra parte, avanza intanto Chanovski,
Occhio a Cambiaghi col destro, la blocca Cicisola. Con linea Valietti per Ciciretti. Cianovski, Cambiaghi, palla sul destro, lo prova Cicisola in due tempi. Peraltro lui è un ex, ha giocato 2 anni a Perugia, dal 2018 al 2020, dopo la retrocessione del Perugia. Non se l'era sentita di continuare in Serie C ed è passato proprio al Pordenone. Di testa è andato Burrai. Forse la spinta da parte di Ghiaboa. Riparte il Pordenone, Cambiaghi. Scende anche il nuovo entrato Falasco. Lo sguardo dentro di Falasco, pronto anche Foloruncio a ricevere. Sbaglia tutto nel cercare di allontanare il pallone Carlo Butic. Fortunatamente per lui non ci sono state conseguenze. Punizione per il Pordenone. Valietti. Magnino. Per vie centrali da Cambiaghi. Petriccione. Ciciretti. Petriccione. Falasco. Foloruncio.